La seduta del 3 dicembre. Il Consiglio regionale ha sostenuto un acceso confronto sulle dimissioni dei consiglieri PD e UDC dagli incarichi istituzionali. L'Aula ha poi commemorato l'ex presidente del Consiglio regionale e della Giunta Aldo Viglione a 25 anni dall'incidente stradale in cui perse la vita. Nel pomeriggio è ripresa la trattazione del provvedimento sulla caccia. In una pausa dei lavori è stata ricevuta una delegazione per la salvaguardia della linea ferroviaria Cuneo-Nizza. Progetto Non Gioco, Vinco. Presentato a Palazzo Lascaris, il progetto di educazione alla legalità Non Gioco, Vinco, iniziativa contro il gioco d'azzardo rivolta alle scuole medie. Sono intervenuti Tullio Ponzo, consigliere delegato all'Osservatorio regionale sull'usura, e Giada Versaci per Libera Piemonte e ACMOS, che collaborano alla realizzazione del progetto. Sotto 18 Film Festival. La manifestazione, organizzata da IACE con il sostegno del Consiglio regionale, giunge alla 14ª edizione e si conferma un appuntamento culturale di qualità rivolto all'universo giovanile. In questa occasione viene assegnato il Premio Consulta regionale dei giovani al miglior prodotto filmografico degli istituti scolastici superiori piemontesi. Il liceo Cottini a 70 anni dalla liberazione. La figura di Renato Cottini, scultore e partigiano torinese, è stata al centro dell'incontro organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Istituto Scolastico e l'AMPI di Torino presso l'Aula Magna del Liceo Artistico Statale a lui dedicato a Torino. Nella cerimonia è stata scoperta la targa commemorativa dedicata allo scultore e intitolata all'Aula Magna a Luigi Viano Bellandi, comandante della 6ª Divisione Alpina Giustizia e Libertà, primo preside del liceo. I maestri dell'incisione. Le opere grafiche di alcuni grandi artisti del 5-600 sono esposte fino al 21 dicembre a Palazzo Cisterna a Torino, in una mostra promossa dall'Istituto per la tutela dei beni librari e cartacei, sostenuta anche dal Consiglio regionale del Piemonte. In esposizione 60 fogli incisi di Dürer, Leida e Rembrandt, che raccontano in immagini la vita e la società con straordinaria efficacia comunicativa.